Tra il 1943 e il 1944, l'impero di Hitler, che si estendeva dal Volga alla Manica, comincia a franare sotto i colpi delle armate sovietiche e degli sbarchi anglo-americani. Ad est, le armate naziste, dopo Stalingrado, sono spinte fuori dei confini russi, decimate e costrette ad una rovinosa ritirata attraverso l'Ucraina e la Polonia. Dal sud, gli anglo-americani risalgono la penisola italiana, dove intanto il regime di Mussolini è crollato. Nel giugno del 1944, Roma è liberata. Reparti dell'esercito italiano e formazioni partigiane si affiancano agli anglo-americani e partecipano alla cacciata dei nazisti dal suolo italiano. Dopo la liberazione di Parigi, anche in Occidente le armate naziste vengono spinte verso il Reno. L'11 aprile 1945 gli anglo-americani raggiungono il fiume Elba. Il 16 aprile i russi iniziano la battaglia per Berlino. Mancano soltanto 15 giorni alla fine di Hitler in mezzo alle macerie del suo Reich e agli orrori dei campi di concentramento dove milioni di uomini hanno trovato una morte orrenda. Nel nord Italia Mussolini, entrato in guerra con la speranza di spartire il bottino con Hitler, è ormai solo il capo di un governo fantoccio. Il 20 aprile le truppe del generale Clark dilagano nella valle del Po. Sull'arco delle Alpi e in molte zone della pianura, l'esercito di liberazione nazionale, forte di 200.000 uomini, attende dal quartier generale alleato l'ordine di insurrezione generale. Intorno a Mussolini si stringe la morsa finale. Gli americani e gli inglesi lo vogliono catturare vivo per processarlo come criminale di guerra. I tedeschi lo vogliono al loro fianco fino alla fine, ma il Comitato di Liberazione Nazionale ha da tempo decretato per Benito Mussolini la condanna a morte. Sua Eccellenza. Capitano. Heil Duce. Non vi fate annunciare? Non c'era tempo. Cosa volete? L'ambasciata tedesca si è trasferita a Merano. Noi dobbiamo raggiungerla. Noi? Noi dobbiamo raggiungere Merano al massimo entro domani. L'ordine viene direttamente da Berlino. L'ordine d'abbandonare Milano? Le truppe del generale Clark hanno già superato il Po. Partigiani stanno scendendo dai monti per combattere. Dobbiamo ritirarci al nord. Però, non a Merano. Andremo in Valtellina. Sulle Alpi potrò continuare a combattere. Da solo? Non da solo. Mi seguiranno migliaia di uomini. La Valtellina è una posizione strategica ideale. Eccellenza. Dite, dite, capitano. Io ho l'ordine di informarla che ogni disposizione data ai suoi soldati deve essere concordata con le autorità del Reich. Lei deve trasferirsi immediatamente a Merano col suo governo. Sotto la vostra protezione? No, il Führer non ha bisogno di un prigioniero. In me ha un alleato con più di 100.000 uomini pronti a combattere per la vittoria. Un manipolo d'eroi sta portando da Ravenna le ceneri di Dante Alighieri. Dante, il glorioso padre della lingua italiana.
Riferirò questi suoi progetti a Berlino, ma per il momento il nostro obiettivo resta a Merano. Lei non deve lasciare Milano se non sotto nostra scorta. Eccellenza. Cosa? Deve darmi sua parola d'onore. Avete la mia parola. Wie viele Männer können Sie mir in Mailand geben? Ein Dutzend. Ich komme morgen zurück. Bis dahin lassen Sie mich keine Sekunde aus den Augen. Und wenn ich versuche zu fliehen? Der Befehl ist klar. Ohne Zögern. Sofort erschießen. Lo sciopero generale è cominciato. Questo è l'inizio dell'insurrezione armata. Non capisco. Che io sappia, il generale Clark aveva proibito l'insurrezione. Per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine, manifestate per le strade sotto la bandiera tricolore del Comitato di Liberazione Nazionale. Come a Genova e a Torino, ponete i tedeschi di fronte al dilemma arrendersi o perire. Viva lo sciopero generale! Viva l'insurrezione nazionale! Milano, 25 aprile 1945. Dobbiamo fare opera di mediazione o scorrerà molto sangue per le vie di Milano. Eminenza, ai fascisti sono state concesse 4 ore per arrendersi ai partigiani. A cominciare dalle 6 si sparerà a vista. Che cosa sa delle intenzioni di Mussolini? Si parla di un caposaldo sulle Alpi come ultimo baluardo. Però Cella mi ha assicurato che Mussolini non ha alcuna intenzione di combattere. Come fa Cella a esserne sicuro? Perché lui stesso mi ha riferito che Mussolini gli ha venduti in questi giorni l'edificio e i macchinari del Popolo d'Italia per 109 milioni e si è fatto accreditare tutta la somma su una banca svizzera. Eh sì, non è il gesto di un uomo deciso a combattere. Claretta Petacci, la sua amica, è a Milano. Probabilmente ha intenzione di portarla in salvo con sé. Verrà all'appuntamento di oggi? Mussolini è un uomo imprevedibile. Io penso che verrà. Eccellenza, apprezzo molto il suo gesto e la ringrazio. Spero che questo incontro serva a risparmiare altre rovine e altri lutti. Lei è l'unica persona in grado di salvare l'Italia del Nord dal più completo disastro. Deve avere molta forza d'animo. La strada per Sant'Elena è lunga e solitaria. È pericolosa. Non dimentichi che Napoleone Bonaparte si trovava su una nave da guerra inglese, che era molto più sicura di un salotto della Curia di Milano. Questa è la vita di San Benedetto. L'ho scritta io stesso. C'è una situazione molto simile alla nostra. Totila, il re dei Goti, ricevuto da Benedetto nel monastero di Monte Cassino. Monte Cassino? Monte Cassino è stata distrutta dai nuovi barbari, gli americani, i polacchi, gli inglesi, e l'hanno ridotta in macerie. Ormai nemmeno più un santo potrebbe viverci. Posso chiederle come intende salvare Milano dalla completa distruzione? Dalla inutile strage in cui lei ha già trascinato il resto dell'Italia? Cosa intendete dire? Beve qualcosa? No, no, no. Lei ha intenzione di accettare la capitolazione che oggi le verrà richiesta? Beh, il mio piano è molto semplice. Anzitutto sciolgo l'esercito e la guardia repubblicana e poi mi ritiro sulle montagne con migliaia di fascisti fedeli. Dunque si propone di continuare a combattere? Un gesto simbolico. Un gesto inutile. Gli uomini disposti a seguirla saranno solo poche centinaia. Non si illuda. Sono di più. Di più. Molti di più. Allora, generale Cadorna, quali sono le sue proposte? Poiché le nostre sono trattative politiche e non militari, ve ne parlerà il delegato del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, l'avvocato Marazza. Sono stato incaricato dal Comitato di Liberazione di chiederle la resa senza condizioni. Ma io sono venuto a questo incontro per ottenere garanzie per i fascisti e per le loro famiglie. Su questi particolari ci metteremo d'accordo.
A nome del popolo... Il popolo. Tutta la mia vita è sempre stata dedicata al servizio del popolo. Ho sempre lottato contro il re e contro i traditori che volevano frenare la mia rivoluzione. Signori, scusatemi. In questi giorni ho emesso un decreto. Con il quale io ho intenzione di cedere a tutto il popolo i miei poteri. Il decreto prevede la socializzazione delle fabbriche e inoltre la proposta di un passaggio di poteri al Partito Socialista. Questo è l'impegno che voglio rispettare. Ma non ho avuto ancora una risposta a questa mia offerta. L'aspetto ora da voi. Signor Mussolini, la sua proposta non ha senso. Lei concede agli italiani cose che oramai non le appartengono più. Lei ha distrutto il Parlamento, i sindacati, i partiti politici. Ha ingannato il popolo italiano con promesse di colonie, di imperi, di guerre di conquista. E ora, nel bel mezzo della catastrofe, pretende di fare il socialista. Lei non ha altra scelta che la resa senza condizioni. Per quello che riguarda la sua incolumità personale, se ne rende garante Riccardo Lombardi, nella sua qualità di nuovo prefetto di Milano. E per l'incolumità degli ultimi fedeli? Le assicuro che alle sue truppe sarà riservato il trattamento previsto per i prigionieri di guerra. Esclusi i criminali di guerra, che saranno giudicati da tribunali militari appositamente costituiti. Criminali? E chi è che decide? Chi giudica? Non possiamo fidarci. Duce, non dobbiamo trattare la resa all'insaputa dei tedeschi. La fedeltà all'alleato è il nostro più alto titolo d'onore. Graziani, capisco quel che volete dire, ma abbiamo il dovere di negoziare. Siamo qui proprio per trovare una via d'intesa. I tedeschi non hanno i vostri scrupoli in fatto d'onore. Il generale Wolf ha già concordato la resa delle truppe tedesche in Italia. Trattative, chiacchiere, tutto qui. È solo per guadagnare tempo. Sembra però che lei non ne sia stato informato. Certo, qualcosa abbiamo saputo, ma ci sono stati ulteriori sviluppi. E cioè? Il prefetto Bassi conosce bene la situazione. Beh, sì, è così. Ho saputo che i tedeschi hanno portato a termine le trattative con gli angloamericani per la resa delle loro truppe in Italia. Il generale Wolf è atteso da un momento all'altro, qui in Arcivescovado, per la firma di questo accordo. Lei quando l'ha saputo? Prima, da Don Bicchiarai, che ha fatto da tramite coi tedeschi. Già che il segreto è stato rivelato, confermo la notizia. Ma come? A quali condizioni? I tedeschi verranno considerati prigionieri di guerra con le relative garanzie. In cambio, si impegnano a non distruggere le fabbriche, a non prelevare ostaggi e a disarmare le truppe fasciste. Non posso crederci. È ignobile servirsi dai tedeschi per disarmare la nostra gente. Non la nostra gente, la sua gente, i suoi banditi. I tedeschi ci hanno sempre trattato come servi e adesso sono arrivati al tradimento. Non tradiscono noi. Hanno tradito i fascisti, hanno tradito lei. La vedrò io con loro. Io! Duce, dobbiamo cercare un'intesa coi tedeschi. Voglio che sia chiaro. Ben chiaro che da questo momento in poi io riprendo piena libertà d'azione con i tedeschi. Io! Tornerò tra un'ora. Mi scusi, Eminenza. Parlerò coi tedeschi e le assicuro che raggiungerò l'intesa. Lo spero. È l'unico modo per impedire che Milano si trasformi in un campo di battaglia. Troppo sangue è già stato versato. Sono magnifiche, splendide. Tutta l'Italia deve vederle.
tutto te. Attenti! Saluta il duce! A noi! Desidero informarvi ufficialmente che poco fa ho comunicato a Hitler che entro il 10 giugno l'Italia è pronta a entrare in guerra a fianco della Germania. Vostra Eccellenza ha ricevuto i miei rapporti, quindi conosce bene la nostra impreparazione militare. Non siamo pronti. La guerra è quasi conclusa, finirà entro 3 o 4 mesi. Lasciamo da parte i problemi militari e pensiamo ai vantaggi politici. Ma Eccellenza... Quando la guerra sarà finita dobbiamo stare dalla parte dei vincitori e avere la nostra parte di gloria e di guadagno. Ma per arrivare a questo obiettivo ho assolutamente bisogno di alcune migliaia di morti. Subito! Soltanto così potrò sedere al tavolo della pace e potrò negoziare da una posizione di forza. Mi capite? Il vostro generale Wolf ci ha traditi. Cavalieri, che succede? Che aspetti a dare gli ordini? Ma prima ho da sapere che ordini dare. Quante camicie nere puoi raccogliere? Almeno 30.000. Ma non continuiamo a dire balle. Dove sono questi uomini? Siamo con il culo per terra. Ecco la verità. I fascisti stanno affluendo a Milano da tutta la Lombardia. Sempre bugie. Appuntamento per tutti a Comodo mattina alle 8. In Valtellina. Non sì, Comodo. Sì. In Valtellina. In Valtellina non c'è niente. Né cibo, né armi, niente. Sono tutti strateghi adesso. Sono dei bugiardi. Ma se non abbiamo neanche la benzina per arrivarci. E allora, vogliamo darci per vinti? Arrenderci ai partigiani? Dobbiamo morire con le armi in pugno. Nessun accordo, né con tedeschi, né con partigiani. Questo è giusto, ma dove sono le armi? Dobbiamo lasciare Milano. Andremo a Como. Lì ci riuniremo per decidere se raggiungere la Germania o morire sulle Alpi, intorno alle ceneri di Dante. Duce, non partite. È pericoloso, voi dovete restare qui a Milano. Fino a quando? Fino all'arrivo degli americani. Gli americani. No. No, 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 no. La verità è che odio gli inglesi e gli americani anche più dei partigiani. Questi cosa possono farmi? Fucilarmi? No. Non voglio diventare un trofeo di guerra per la Torre di Londra. Almeno essere esibito nel Madison Square Garden di New York. Avete visto la signora? La signora Betacci vi sta aspettando in cortile. Che cosa vi ha detto? Non ha fatto domande. Mi ha incaricato di informarvi che intende seguirvi sempre, ovunque. Grazie. Ma non andare. Guarda che non hai bisogno di te, credimi. Gli saresti soltanto l'impaccio. Tu non capisci. Ha bisogno di me. Ha sempre avuto bisogno di me. Sì, e di 100 altre. Sì, lo so, ma alla fine vuole me. E non lo lascerò certo solo in questo momento. Nel momento in cui ha più bisogno ed è più solo, gli starò vicino più che mai, fino in fondo. Gli daranno la caccia come a un animale. E quando vi prenderanno, vi uccideranno tutte e due. No, ti sbagli, c'è sempre la Svizzera, non è poi così lontana. I tedeschi non lo lasceranno arrivare nemmeno al confine. Weitere Abteilung auf den Lastwagen Nummer 3. Guarda. Io sono certa che vincerà. Con tutto il suo genio e il suo coraggio. Ha qualcosa in mente, sai. Ascolta, Marcello. Ha scritto una lettera a Churchill. Una magnifica lettera. Dove non c'è assolutamente niente di meschino né di servile. Si tratta di un piano per debellare il comunismo una volta per tutte, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. E Churchill lo ascolterà. Dovrà ascoltarlo. Oh, Marcello, tu lo sai. Quante volte l'hanno dato per spacciato. Ma ce l'ha sempre fatta. E ce la farà ancora. Dobbiamo aver fede in lui. Sono sicura che anche questa volta supererà ogni ostacolo. Luce, a noi! A noi! Luce, a noi! A noi! Mi aveva promesso di non vedere mai più quella ragazza. Ma di che cosa ti preoccupi? È una figlia naturale. Almeno dicono tutti così qui a Milano. Figlio non figlia, per me è semplicemente una sgualdrina.
Senti, Clarita, sei sicura di quello che fai? Vuoi veramente seguirlo? Sì, sempre. Dovunque. Signor Sereni, ascolti il suo cardinale. Lei deve promettermi che l'insurrezione non si farà. Lei non è il mio cardinale. E poi è impossibile fermarsi ora. L'insurrezione è già in atto. Signor Valiani, lo persuada. Che senso ha combattere? Se i fascisti si arrendono, non ci saranno scontri. E lei che cosa dice, signor Lombardi? Sarà tutto legale. I criminali di guerra saranno processati. Però se Mussolini si arrende, avrà salva la vita. Sì, abbiamo dato la nostra parola. Esiste già una condanna a morte emessa contro di lui. E la sentenza deve essere eseguita. Sono quasi le 8. Ha detto che avrebbe dato una risposta entro un'ora. Vediamo che cosa ha deciso di fare. Pronto? Parla il prefetto Bassi. Sono il cardinale Schuster, le telefono dall'arcivescovado. Aspettiamo la risposta di Mussolini. Il duce è partito. Non c'è nessuna risposta. Mussolini ha lasciato Milano. Dunque è scappato. Quindi non siamo più tenuti a mantenere la promessa di risparmiargli la vita. Adesso chiunque l'arresterà potrà passarlo per le armi, con pieno diritto. Gli americani vogliono che sia consegnato a loro. Mi dispiace, Eminenza, ma se lo prendiamo noi altri, quello che avranno gli americani sarà solo un cadavere. Eminenza. Eminenza. They flash from a land that Mussolini has left the city and is heading north. There'll be a lot of people chasing him. English, partisans, and especially the communists among them. We must be first. The order is to take him alive. And that order was transmitted personally from President Truman to General Clark. I leave in 15 minutes. I've got 12 men in my squad. Thank you. We'll have to cross the border a couple at a time. We'll rendezvous before dawn in the Monte Lipino shelter. It's only a couple of miles across the border, right on top of Como. We have an agent in Como already, Larry Burroughs. He has a lot of excellent contacts. Luckily, the Rome government secret services have agreed to collaborate with us. According to their information, what Mussolini wants most of all is to turn himself over to us. I don't know how true that is. I'll find out. If correct, we'll try not to let him down. Good luck, Captain. Good luck. Prefetto, qual è la situazione a Como? La città è calma, ma sulle montagne ci sono ingenti forze partigiane. Se attaccano, non siamo in grado di difenderci. Duce, potrebbero attaccare stanotte. Non capisco. Fino a ieri mi era stato detto che tutti i partigiani della zona erano stati eliminati. Voi volete ignorare la verità? Se la ignoro, la colpa è solo vostra. Avete ascoltato quel bugiardo di Popolini? L'unica cosa che ha fatto è stato bruciare le case dei partigiani e terrorizzare la popolazione civile. Quanti fascisti stanno arrivando a Como? Molte migliaia, ma non sono più soldati, sono degli sbandati. Stanotte 12 partigiani hanno disarmato 200 camicie nere senza sparare un colpo. Com'è la situazione al confine svizzero? Il valico di Chiasso è fortemente presidiato dai tedeschi. Pizzamiglio è molto disagevole. Forse l'unica sarebbe raggiungere il confine da Menaggia. Al valico di Porlezza, da quel che mi risulta, non ci sono tedeschi, ma solo fascisti. Forse potremmo concordare con le autorità elvetiche il passaggio di tutto il governo al completo. Bofarini, di a tutti che si tengano pronti. Grazie. Prefetto,
Duce. Siete in contatto con il console americano di Lugano? Sì, è stato per dei passaporti. Va bene, non mi importa. Avete contatti? Sì, eccellenza. Chiamatelo. Ditegli che intendo consegnarmi a loro. No, sia ben chiaro, non cerco di fuggire, non cerco di salvare la mia vita. È mia intenzione è incontrare gli americani in territorio neutrale per poter trattare con loro. Non sono un uomo finito. Io e l'Italia abbiamo davanti un meraviglioso, un grande, grande avvenire. Voglio raggiungere al più presto la Svizzera e il governo svizzero non può non lasciarmi entrare. Spero che non sia troppo tardi. La sua partenza da Milano ha peggiorato la situazione. La città tra poco sarà nelle mani dei partigiani che stanno scendendo dalle montagne. E chiedo di aiutarmi. Va bene, chiamerò subito le autorità elvetiche. Transmitted immediately. I just had a telephone call from the prefect of Como. Mussolini wants to hand himself over to us. He's waiting for an answer. Tell him this. He can cross the border by tomorrow at 1 p.m., but alone. He's asked for authorization for two other people. I gathered one of them would be the Vitacci woman. All right, for him and two others. We must have an agent at every border post. Can you hear me? Do you really think he means to surrender to us? Well, if he tries to escape, the Germans will shoot him. If he stays, the partisans will. That's for sure. We're his only hope. Alan, do you really think that Washington will be that lenient with him? He'll be a prize trophy to show at the peace table. But there are 8 million Italians in America. Truman will have to handle them very carefully, you know, if he wants their vote for re-election. If it's thumbs down, Truman's in trouble. But if it's thumbs up, he's made it. Cigar? Yeah, thanks. Eccellenza. Che c'è? È vostra moglie. Pronto. Sì. Hai avuto il mio biglietto? No, Rachele. Quello che devi assolutamente fare è metterti in salvo con i ragazzi. Devi passare subito il confine con i ragazzi, e questa è la cosa più importante. Rachele, senti. Certo! Sì. Ho deciso, io seguo il mio destino. Tu sei la sola donna della mia vita che abbia amato. Addio, Rachele. Da dove chiamava mia moglie? Da Villa Montero. È distante da qui? Circa un chilometro. Comunicate alla signora Petacci di restare in albergo. Sì, certo. Grazie. Aufwachen! Aufwachen! Mensch! Herr Leutnant! Machen Sie auf! Machen Sie auf! Mussolini ist beim Abhauen. Duce, non può partire senza la mia scorta. Io vado dove voglio, quando voglio. Levatevi di mezzo. Non può partire senza la mia scorta. Non avete sentito? Il Duce può fare quello che vuole. In assenza del capitano Kerne, sono io che rispondo della sua incolumità personale, direttamente al Führer. Non ve ne siete preoccupati quando il generale Wolf si è arreso. Non sono agli ordini del generale Wolf. I nostri ordini vengono da Berlino e io intendo eseguirli. Io me ne frego dei vostri problemi. Me ne frego. Achtung! Die Faschisten dürfen nicht ohne uns gehen! Nein, Feuer bereit! Im Notfall schießen! Sì. Per il momento lasciamo che ci seguano. Sì. Abfahren! Nein!
Aufsitzen! Schnell! You set up the radio and get in touch with Lugano right away. You go down to Como. You know where to find Burroughs. I'll get in contact with you as soon as possible. We have to get Mussolini before the Germans or the Italians, and even before those bloody English. We have to get him first. Okay, boys. When you're all in uniform, let's get some rest. It's going to be a tough day. Gente maresciallo, ma lei non può entrare. Non posso entrare? Cosa volete dire? Dobbiamo parlare al duce. Il duce dorme, ha detto niente assembramento. Dovete tornare a Cadenabbia. Perché non ha aspettato che arrivasse Pavolini con le sue camicie nere? Vogliamo sapere cosa dobbiamo fare. Proprio così. Abbiamo bisogno di ordini precisi. Riceverete gli ordini a mezzogiorno. Intanto sgomberate il piazzale e tornate indietro a Cadenabbia. Io a Cadenabbia ci vado e ci resto. Ma non capite che è tutta una buffonata? Mussolini vuole scappare, vuole mettersi in salvo in Svizzera e ci pianta qui a sbrigarcela da soli. Scappi pure. Io torno a fare il mio dovere di soldato. Lo sappiamo dove andate, a consegnarvi al nemico. Voi andate ad arrendervi. Questo mai. Capisco perché siamo qui. Vi stiamo accompagnando in viaggio di nozze. Il momento giusto per una luna di miele. Farrago, la signora Petacci vorrebbe sapere se può essere ricevuta. Sì, Sua Eccellenza ci ha detto di farla passare. Duce, ho portato a morire con voi gli ultimi fedeli. Bene. Ci sono migliaia di camicie nere concentrate a Como, pronte a battersi con l'eroismo di sempre. Notizie di Borghese e degli altri? Il comandante Borghese ha sciolto le sue truppe e si è nascosto, in attesa di consegnarsi agli americani da militare a militare. Anche Graziani parla di resa secondo il codice militare. Con onore. Con onore. Onore! I miei generali si ricordano dell'onore militare solo quando è il momento di arrendersi. Comunque, Pavolini, sono fiero del comportamento delle tue camicie nere. Grazie, Eccellenza. Colonnello. Partiamo. Quando? Subito.
Con Pavolini? No, da soli. Devo avvertire la signora Petacci? Sì. Ditele che questa volta potrà venire in macchina con me. Posso chiedervi dove siete diretto? Se volete saperlo, seguitemi. Gunther, alle bereit, abfahren! Ma che gli basta per la destra adesso? Andiamo anche noi! Dove andiamo? Al valico di Grandola. Tu credi che i tedeschi ci facciano passare? Mi basta avere qualche minuto di vantaggio per potermi liberare di loro. Sono stato informato che alla caserma di Grandola ci sono 500 camicie nere che possono sbarazzarci di quei mastini e scortarci fino al confine svizzero. Come ti senti? Un po' meglio, ho dormito qualche ora. Gib Gas, tritt drauf, schneller! Dove sono gli altri? Sono scappati tutti. Qual è il sentiero che porta in Svizzera? Parte proprio da qui fuori. Accompagna il duce. Questo sentiero va bene per le capre, non per le macchine. Le confermo che le autorità svizzere hanno chiuso il confine. Eminenza, io devo avere il permesso per due persone. Solo due. Me stesso è una persona che mi è cara. Forse potremmo anche attraversare il confine stanotte, se necessario. Mi basta solo il permesso del governo svizzero. Non deve essere difficile. Poco fa hanno rifiutato il passaggio anche a sua moglie e ai suoi figli. Come? Mi dispiace, ma io non posso fare più niente. Va bene, va bene. Ho capito. Peccato.
Volevo evitare altri morti, ma ora sono costretto ad aspettare gli uomini di Pavolini e a combattere fino all'arrivo degli americani. Ma si ricordi bene, Eminenza. La responsabilità è soltanto di chi non mi aiuta. E questo è l'uomo che si credeva un nuovo Cesare. Il duce dei popoli. Un dio. In futuro come sarà ricordato? Come l'uomo che ha fatto arrivare i treni in orario. Ora aspettiamo gli americani. Relax, boys, it's Burroughs. Captain. Burroughs. È un agente del servizio segreto fascista. Salve. La sigaretta? Grazie. La colonna dei fascisti che ferma Como pensa di arrendersi, ma vuole sapere quali sono le vostre condizioni. I loro capi mi hanno pregato di fare da intermediario. Non è possibile. I fascisti sono ancora in guerra con gli Stati Uniti. Ormai l'unica soluzione è la resa incondizionata. I fascisti sono disposti ad accettare la resa incondizionata. Ma cosa succederà una volta che avranno consegnato le armi? La loro vita sarà salva. E che cosa ne sarà di Mussolini? Di questo abbiamo già parlato. Se Mussolini si consegna spontaneamente, non avrà niente da temere. Cioccolata? Grazie, molto gentile. Sono qui per arrestarlo e per farlo arrivare con un aereo al quartier generale alleato. I fascisti vogliono sapere se il duce sarà processato. Beh, credo che questo sarà inevitabile. Nell'Italia futura avrete bisogno di molti amici nella lotta contro il comunismo. È più prudente non condannarlo a morte. Mussolini vivo e amico potrà esercitare una grande influenza sull'opinione pubblica a favore degli americani. Ma dov'è? Eppure era qui. Ah, sì, eccola. Senti quest'altra. Questa me l'ha scritta quando ero in clinica. Quella volta che sono stata tanto male. Ti ricordi? Ero molto triste allora. Mi dicevi, piccola mia, adesso devi voler vivere più che mai. Fermissimamente volere. Il tuo stile tipico. Si tratta ormai solo di poco tempo. Fatti coraggio. La meta sarà raggiunta, vedrai. Animo dunque. E saremo di nuovo insieme, presto. La tua stanza a Palazzo Venezia ti attende sempre. Ed anch'io ti aspetto. Con amore e ammirazione. Il tuo Ben. È stata una lettera molto importante per me, sai. E lo è ancora. Grazie. Una volta anch'io ti ho scritto una lettera, ma tu non l'hai mai ricevuta. Però mi ricordo che finiva così. I serpenti vanno schiacciati prima che mordano. Che sta succedendo? I serpenti se ne vanno. Vedo. E insieme a quella sgualdrina che ancora non si sa bene cosa sta a fare qui con noi. L'ho vista partire con te da Milano nella macchina. Mi avevi promesso di non rivederla mai più. È invece qui. Ma adesso scappa. Perché è una puttana. Adesso è qui, ma non è una puttana. Comincio a pensare che avrei dovuto lasciarti a Milano. Perché hai mandato il colonnello a prendere? Volevo unirti al mio destino. Non è una prova d'amore? Ah, il tuo destino. Ma come credi che io possa dividerlo con te? Se quando sei in pubblico tu ti vergogni di me, perché tu ti vergogni di me. Non mi vergogno. Tu ti vergogni di me, lo so. Non mi vergogno di te. Ti vergogni di me, lo so. Non mi vergogno di te.
Ben, ascoltami. Tutto quello che voglio è starti vicino per aiutarti. È il mio solo desiderio, credimi. Aiutarmi tu. Guarda qui, è la lettera che avevo scritto a Churchill. Io ho commesso l'errore di dirtelo e tu che cosa hai fatto? Sei andata a raccontarlo a tuo fratello. Sì, ma... hai raccontato a tuo fratello un segreto di Stato. Ora lo sanno tutti. Anche i tedeschi. E adesso non c'è più un cane disposto a passare il confine per fargliela avere. E hai ancora il coraggio di dire che mi stai vicino per aiutarmi? Guarda questa. Che cos'è? Guarda che pace, che tranquillità. È qui che dobbiamo andare. È in Austria. Là nessuno ci troverà mai. Ma di che stai parlando? Del nostro nido. Ho pensato a tutto. Lassù c'è solo una coppia di vecchi montanari che credono ancora che l'imperatore sia sul trono. È un nascondiglio perfetto, non capisci? Nascondermi io? Sì. No. Claretta, sei tu che non capisci. Io voglio ancora lottare e lotterò. Presto riuscirò nuovamente a mettermi in contatto con Mr. Churchill, stai pur sicura. Non ti preoccupare, non ti preoccupare per la lettera, troverò un altro modo. Ma Churchill deve capire, e lo farà. Mi ha sostenuto nei primi tempi e deve continuare a sostenermi anche ora. Halt! Mussolini ist dort drinnen. Come state? Bene. Bravo. Avevate dato vostra parola di non lasciare Milano. Lo so. Ma la situazione a Milano è precipitata di colpo. È stata una decisione presa dai miei ministri. Dobbiamo immediatamente scendere alla valle. No. Ho deciso di restare qui, capitano. Del resto le strade non sono sicure. Noi siamo passati. Tutte le strade sono ancora libere. Se volete farmi allontanare di qui dovrete usare la forza. Eccellenza, mi permetta di farvi notare che questa caserma può diventare una trappola. È isolata, senza nessuna difesa. Se i partigiani attaccano, è tutto finito. Io rimango qui! E la signora? Resta qui anche lei. Duce, le montagne qui intorno sono piene di partigiani. Vi cattureranno. I partigiani fanno sul serio. Perciò scegliete o morire fucilato o venire con me. È andata tutto bene. Gli americani dimostrano molta comprensione. Hanno mandato 12 agenti dalla Svizzera per prendere in consegna Mussolini. Oltre il confine c'è una missione che avrà cura di lui. Cosa intendono fare di Mussolini?
sarà colto in onorata prigionia presso le loro forze armate. Sì, ma chi è poi che ci garantisce che rispetteranno l'accordo una volta che Mussolini sarà nelle loro mani? Ecco l'uomo che ci farà da garante. È un ufficiale italiano venuto dal sud. Appartiene ai servizi segreti del governo di Roma. Ho già preso contatto con il comitato di liberazione di Como. Mi sono stati conferiti pieni poteri per prendere in consegna Mussolini. Non appena sarà nelle nostre mani, in base a una delle clausole aggiuntive dell'armistizio, lo consegneremo agli alleati. Subito dopo lo affideremo al capitano Jacques Donati, che provvederà a trasferirlo immediatamente in aereo a Siena, presso il quartier generale alleato. Sì, ma come fare? Purtroppo siamo tagliati fuori, i partigiani hanno bloccato tutte le strade. Adesso che il nostro amico è con noi, avremo via libera. Ho portato il lasciapassare italiano e quello americano, ma dobbiamo raggiungere Mussolini al più presto. E cos'è che aspettiamo allora? Andiamo! Comandante, siamo una delegazione del governo libero di Roma. Mi chiamo Giovanni, sono il comandante di questa brigata. Abbiamo tutti lasciapassare, dobbiamo raggiungere al più presto Menaggio. Uè, su questa macchina c'è il comandante della Muti, lo conosco, è lui. Fermi, fermi, c'è una gira. I fascisti si arrendono! Stiamo andando a trattare con loro la resa secondo le leggi di guerra! Solo adesso i fascisti si ricordano delle leggi di guerra, eh! I fascisti non si arrendono, scappano! È tardi per cambiare pelle! Voi, seguitemi al comando di brigata! Su! E state indietro, aspettiamo che tornino! Coraggio, coraggio, glielo dico. State tranquilli. Ascoltate! Allora, chi ha deciso? Abbiamo sistemato. Andiamo via. Ci lasciano tranquilli. Partire, non vi preoccupate. È tutto è stato chiarito. È bastata una telefonata a Como per sbloccare la situazione. Vuol dire che possiamo arrivare fino a Menaggio? No, prima torniamo a Como. Torniamo indietro, poi... Sì, allora. Allora, andiamo. Lui no! È un assassino, il comandante della Muti! È un assassino, un torturatore! Ha le mani sporche di sangue! Ma tu non sbaglio! Via, 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 muoversi! Dov'è che andate? Non lasciatemi solo! Vigliacchi! Lasciatemi! Lasciatemi andare! Attenti! Guardia Nazionale Repubblicana, presente! Che significa? Dove sono le tue camicie nere? Sono qui. Quanti? 12. 12 cosa? Ragazzini! Sono arrivati 200 tedeschi, un intero reparto antiaereo dotato di mitragliatrici pesanti. Possiamo unirci a loro, se vogliamo. 12 ragazzini dalle mie camicie nere. Centinaia di uomini dai tedeschi.
Ho deciso. Si va con loro. Truman gave a nationwide radio welcome to the delegates of the United Nations. Relativo alle pene. Articolo 5. I membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo, colpevoli di avere contribuito alla soppressione delle garanzie costituzionali, di avere distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese e di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte. Sono il comandante della 52esima brigata Garibaldi. Tenente Fallmeier, non abbiamo intenzione di combattere, vogliamo solo passare. Siete sotto il tiro delle nostre mitragliatrici, non andreste lontano. Io ho l'ordine di raggiungere la Germania. E noi abbiamo ricevuto l'ordine di non lasciar passare nessun tedesco armato. Dobbiamo andare al comando e chiedere l'autorizzazione, altrimenti non possiamo lasciarvi passare. Non è possibile, io ho ordini precisi. Evidentemente da quando lei ha ricevuto ordini, la situazione è cambiata. E ripeto che oltre questo punto non potete assolutamente passare. Un momento. Dietro la curva c'è una lunga colonna. Una trentina di camion, almeno 300 uomini. Non attaccheranno. Non gli conviene. Non sanno che siamo soltanto una decina. Intanto bisogna concentrare qui subito tutta la brigata. Poi barrichiamo le strade e mobilitiamo gli operai della Falck. Va bene. Sì, facciamo così. Mentre noi portiamo il tenente al comando di divisione, Bill va avanti e avvisa tutti quelli che trova di scendere subito verso la strada. Li facciamo appostare tra i cespugli, così penseranno che siamo in molti. Di a tutti che si mettono i fazzoletti rossi. Il rosso fa più paura, capito? Giusto. Ehi voi, correte al ponte del passo e minatelo. Ma Pietro, senti, non abbiamo più esplosivi, come facciamo? Eh? Mettetevi sotto il ponte e fate finta di minarlo. Thank you.
Siate prudente, Duce. Non posso star chiuso in gabbia. Grazie. Li hai visti sul lago? No, no, anche da su. Che cosa stiamo aspettando? Non lo so. Forse... forse è stato un errore fidarsi dei tedeschi. Eh? Che hai detto? Ho detto che... forse è stato un errore fidarsi dei tedeschi. No. Hitler ha dato l'ordine di difendermi e naturalmente... tu sei sotto la mia protezione. Ben, senti. Qualunque cosa accada, non pensare a me. Pensa a te stesso. Non ti preoccupare di me. Tu ti devi salvare, solo questo voglio. Ti ho promesso a Milano di portarti in salvo insieme a me. È una promessa categorica. Der Weg zur Grenze ist frei, aber wir müssen die Faschisten in unserer Kolonne ausliefern. Das können Sie nicht machen. Das ist nicht richtig. Das ist ein Verrat. Ich denke nur an die Sicherheit meiner Leute, verstanden? Können wir denen wirklich vertrauen? Alle Deutschen hier, die sich ergeben haben, dürfen bis an die Grenze. Uns ist befohlen worden, nach Meran zu gehen. Ich habe mich schriftlich für meine Kompanie verbürgt. Mein Befehl kommt vom Führer. Wenn Ihr Befehl bei Duce zu bleiben ist, dann bleiben Sie und kämpfen. Ich kümmere mich um die Sicherheit meiner Leute. Das ganze Gelände, das wir gefahren haben, ist voll Partisan. Sämtliche Brücken sind voll Minen. Ich bin für meine Leute verantwortlich. Schnell, abfahren! Wer sagt es jetzt dem Mussolini? Weiß Gott. I tedeschi se ne vanno! Ci lasciano in mano i partigiani! I tedeschi se ne vanno! Hanno avuto il permesso di raggiungere il confine! Calma, che cos'è successo? È la fine. I tedeschi ci lasciano in mano a questi banditi. Ma non è possibile, sarebbe un tradimento. Chi te l'ha detto? Macht euch fertig! Motoren sofort anlassen! Macht euch fertig! Si lasse nur Deutsche durch! Schmeißt die Italiener aus dem Wagen raus! Im Notfall schießt! Hast verstanden? Mach schnell, du! Komm, los, komm, komm! Herr Leutnant! Achtung, ja. Ich habe eine andere Idee. Es könnte klappen. Tut mir leid, es ist zu spät. Ich habe schon mein Wort gegeben. Hören Sie, man könnte ohne weiteres Mussolini in deutscher Uniform unter unsere Soldaten verstecken. Die Partisanen werden es nicht bemerken. Nein, Herr Leutnant, das ist ein persönlicher Wunsch des Führers. Vergessen Sie das nicht. Finora. Cosa succede? Cosa succede? Non lo so. Ditemi qualcosa. Cosa succede? Non si agge. Non si agge. Che cosa? Non capisco. Qui finiremo tutti ammazzati. Finiremo tutti ammazzati. La prego, non vedi così, per l'amor di Dio. Se quelli si accorgono che c'è il Duce, niente a noi, faremo tutti una brutta fine. Finiremo tutti ammazzati. Non vedete, non vedete. Parlo per il bene di tutti. Ci lasciano qui a morire. Excellenza. Vi prego di indossare un cappotto e elmetto tedesco e di continuare il viaggio nascosto dentro il nostro autocarro. Questa unica possibilità per voi di salvare. Abbiamo poco tempo. Colonne Fallmeier deve ripartire subito. Eccellenza. Andate a quei tedeschi. Salvatevi. Vi prego, non pensate a me. Dovete mettervi in salvo.
Ja, wir haben fast was geschafft. Tja, noch ein bisschen Schnaps nachdenken. Ja, der Fisch ist besser. Kauf nicht so viel, wenn du auf. Hier wäre es. Ja, ja, ehrlich. Sauf ist dein Leben. Essen und trinken, das sind alle. Was ist dein Leben? Denk immer an die Mädchen. Rennen, jetzt haben wir die Mädchen nicht. Capitano. Vi chiedo un favore personale. Fate venire con me la signora. Non possibile. Solo voi. Sgombrate la strada. Ci arrendiamo così, senza nemmeno combattere. Sarebbe inutile. Allora è vero, ci abbandonate. Come osate dire che io vi abbandono? Mi avevate promesso migliaia di camicie nere. Proprio voi. Io vi avevo ordinato di eliminare, annientare i partigiani. E invece voi che cosa avete fatto? Niente. Excellenza, presto, prego. Noi, Duce, probabilmente non avremmo fatto niente, ma voi, fin da Milano, avete avuto un solo pensiero, passare in Svizzera. E adesso ve ne andate, solo e vestito da tedesco. Blattmann? Giù, giù! Raditori! Vigliacchi! Raditori! Voglio salire! Fatemi salire, vi prego, non lasciatemi qui! Vi prego! No, aiutatemi! Voglio salire! Voglio andare con lui, non lo voglio lasciare solo! Non posso lasciarmi solo, non capite? Aiutatemi a salire! Voglio venire con Noi stiamo qui e ci occupiamo dei fascisti. Tu fai controllare tutti i camion appena arrivano a Dongo. Sbrigati. Merito vostro, Duce, Hitler non avrebbe mai potuto diventare il Führer di tutti i tedeschi. Come indossa l'uniforme il nostro Duce? Sembra un dio. È un dio. Gettate via le armi e raggruppatevi! Dovete garantirci che saremo trattati secondo le convenzioni internazionali! Butta quel mitra!
Mettetevi tutti contro la roccia! Dov'è il comandante? Non lo so. Sapete dov'è Pedro? No, no. E Bill, l'avete visto? Non so, era qui. Camerata ubriaco! Ehi, camerata, sveglia. Eccellenza, sveglia. Benito Mussolini, andiamo, si svegli. Benito Mussolini, la arresto in nome del popolo italiano. Fino a quando resterà affidato a noi, non le sarà fatto alcun male. Non c'è dubbio, i partigiani stanno per attaccare. E dire che a quest'ora forse il generale Wolf ha già firmato la resa. Abbiamo respinto l'ultimatum dei partigiani. Tenente, a noi questo scontro non ci riguarda. Arrangiatevi, qui non vi abbiamo invitato noi. Ma dove vuole che andiamo allora? Hold your fire! The German command has accepted your surrender! Hold your fire! What are you shooting for? Maresciallo, dovete intervenire prima che sia troppo tardi. Ma che succede là fuori? Ci sono gli americani. Arrendetevi! Aspettiamo ordini da Milano. Chiamate Milano allora. Inutile sparare ancora.
I tedeschi si sono tutti arresi. Fermi! Fate parlare a me! Sono il maresciallo Graziani, comandante delle truppe fasciste. Sono il capitano Jack Donati. Da adesso lei è sotto la protezione degli americani. Dov'è Mussolini? Non lo so. Ho perso i contatti con lui da 2 giorni. Le ultime notizie lo davano in viaggio verso il nord insieme ad una colonna tedesca. Altri dicono che sia nelle mani dei partigiani. Posso chiedervi che cosa intendete fare voi americani per garantire la mia sicurezza personale? L'ascolterò a Milano. Devo subito parlare col generale Cadorna. Solo lui può dirmi con esattezza dov'è Mussolini. Speravo che lei lo sapesse. Io so soltanto che ci ha abbandonati. Non volete tenerlo per ricordo? Cosa sta pensando? Stavo pensando 2 anni fa, quando il re ha sciolto il mio governo. Il mio unico desiderio era quello di ritirarmi dalla politica e di vivere in pace gli ultimi anni che mi restavano. Sarebbe stato meglio per tutti. C'è l'ordine di fucilarmi. Ma almeno ditemi dove andiamo. A Germasino. È un paese tra le montagne. A nessuno salterà in mente di venirla a cercare lassù. Che farete, i fascisti? Vi tratterete secondo la Convenzione di Ginevra? Noi siamo di fatto dei prigionieri di guerra. Avete commesso ogni sorta di atrocità, anche peggio dei tedeschi. Non erano quelli i miei ordini. Il duce è sempre stato contrario alla violenza. E la guerra civile allora? I fascisti che uccidevano donne e bambini? I saccheggi? I paesi bruciati? I rastrellamenti? Le torture? L'uccisione dei prigionieri? Per voi non valeva la Convenzione di Ginevra. La colpa è stata di Hitler. Lei invece non ha nessuna colpa, vero? Qui fa un freddo cane. Guarda se riesce a far funzionare la stufa. Ho disposto i turni di guardia, eh? Io scendo a Dongo, sorvegliateli a vista. Certo, ci daremo il cambio. Ha bisogno di qualcosa? Sì. Vorrei pregarvi d'un favore. Trovate la signora e ditele che sono vivo. La signora Petacci? Va bene. Gli scrissi la prima lettera d'amore, che avevo solo 12 anni. Sembra assurdo, vero? Era ancora una ragazzina. E lo sa che a 14 anni... L'ho invitato al mio compleanno e ho fatto aspettare tutta la famiglia. Ero così sicura che sarebbe venuto. Fin da allora io pensavo che lui fosse l'uomo ideale, il simbolo del vero uomo. Perché lui è un uomo vero, sa? Quando ci siamo incontrati, io ho sentito di appartenergli. Allora avevo soltanto 18 anni. Senta, voglio chiederle un favore. La prego. Fate quel che volete di me. Farò qualsiasi lavoro, anche il più umile, non mi importa. Ma vi prego, non fategli del male. È un uomo debole ora. È finito, stanco, distrutto, senza speranza. Per favore, non fategli del male. Ve ne prego. Non gli succederà niente di male, a meno che qualcuno non tenti di liberarlo. Nessuno tenterà di farlo. Sapessi cosa è successo in questi giorni? Non ha visto come l'hanno abbandonato? Sono tutti scappati. Tutti. Anche lui è scappato. Vestito da tedesco. Ha abbandonato tutti i suoi per salvare la pelle, no? Ad ogni modo, per il momento non corre alcun pericolo. Senta, le chiedo un grande favore. Farò quello che posso. Mi metta insieme a lui.
Che male ci sarebbe? La prego, non mi dica di no. Guardi che se dovesse succedere qualcosa, poi ci andrebbe di mezzo anche lei. L'ammazzerete. Noi vogliamo che sia trasferito a Milano e giudicato al più presto da un tribunale popolare. Se voi lo consegnaste agli americani, sarebbe trattato come un prigioniero di guerra. Gli americani non c'entrano. Mussolini sarà giudicato dagli italiani. Allora perché l'avete nascosto in montagna? L'abbiamo fatto per evitare il peggio. La folla. Un linciaggio. Un linciaggio? Ma che dite? Credo che oggi non ci sia in Italia un uomo più odiato di lui. È l'uomo responsabile delle atrocità commesse dai fascisti e dai tedeschi. Da queste parti molta gente ha avuto dei morti in famiglia per colpa sua. Ammazzati dai fascisti. Perfino donne e bambini. È stato per colpa della guerra, non per colpa sua. Non è giusto. Il fascismo ha fatto del bene all'Italia prima della guerra. L'ha portata alla rovina. Guardi, questo è il fascismo. Sa cosa sono queste? Sono le sedie offerte dalle donne italiane. Date oro alla patria, dicevano. E invece sa dove le abbiamo trovate? Nelle macchine dei gerarchi che stavano scappando. Troppe donne in Italia oggi piangono per i loro uomini che sono morti. Mariti, figli torturati, deportati, assassinati. Sigaretta. Grazie. È molto gentile. Deve promettermi una cosa. Se decidono di fucilarlo, io voglio morire insieme a lui. Non posso fare una promessa di questo genere. La prego. Io devo essergli vicina. Non posso lasciarlo solo. Devo stare con lui. La prego. È tutto quello che ho. E io sono tutto quello che gli rimane. Ora che tutti l'hanno abbandonato, io voglio restare vicina. Mi metta insieme a lui. Glielo chiedo, per favore. La supplico. Le ultime notizie lo davano per arrestato a Dongo. Poi sembra che i partigiani della zona lo abbiano nascosto in una località segreta. Basterà farsi indicare il posto esatto. La questione è chi andrà a prenderlo. E quando l'avremo preso e sarà in mano nostra, che cosa ne faremo? Matei, tu che ne dici? È semplice. C'è una deliberazione del Comitato di Liberazione Nazionale. Tutti i responsabili fascisti che hanno distrutto la democrazia e tradito l'Italia sono puniti con la morte. Basta solo identificarli. Subito dopo devono essere portati davanti al platone d'esecuzione. Pietra, vuoi andare tu con i tuoi? Posso fornire alcuni uomini, ma io personalmente preferisco non muovermi di qui. Ma perché? Ma come perché? A Milano ci sono ancora 20.000 tedeschi armati. Fino a quando non avranno deposto le armi, non posso lasciare la città. Sono chiusi nelle caserme, ma c'è solo la mia formazione a tenere sotto controllo la situazione. Meglio che resti qui. Ci vuoi andare te, Valerio? Sì, d'accordo. Ma mi serviranno automezzi, lascia passare ed una scorta. La zona di Como è piena di fascisti. Per tutto quello che ti serve ti rivolgerai a Cadorna. Gli americani hanno già raggiunto Como. Parti immediatamente. Hai capito la natura della missione? Ho capito perfettamente. E allora vai. Che cosa diciamo agli americani? Ci stanno tempestando di messaggi con cui esigono la consegna di Mussolini. Gli diciamo che Mussolini è già stato fucilato. Generale Cadorna, sono il colonnello Sardagna della piazza militare di Como. Sì, ho appena ricevuto il suo ordine, ma non capisco di che si tratti. Il Comitato di Liberazione sta per mandare qualcuno a prelevare Mussolini. Per molte ragioni sarebbe bene studiare la situazione e trovare il modo di trasferire il prigioniero senza rischio. Soprattutto bisogna evitare di sparare in caso di fuga. Mussolini si trova attualmente in una caserma di Germasino, sopra Dongo. Attraverso la Guardia di Finanza possiamo impartire l'ordine di farlo prendere a Dongo e proseguire fino a Como, dove io potrei prenderlo in consegna personalmente.
Da Como penseremo noi a prelevarli e a fargli raggiungere l'aeroporto di Bresso. Perché se gli angloamericani ne reclamano la consegna, bisogna portarlo al quartier generale alleato. Mi è stato chiesto se è possibile mettere in salvo e trasferire a Como anche Claretta Petacci insieme a Mussolini. Lei è libero di regolarsi come meglio crede. Ho capito. Nel 40 tutti non facevano che dirmi: Mussolini, perché non entriamo in guerra? Guarda che Hitler si prende tutto. Io non volevo la guerra, ma oggi tutti dicono: trovate Mussolini, prendetelo, uccidete Mussolini. Insomma, secondo lei la guerra l'ha voluta il popolo italiano. E oggi invece danno tutti la colpa a lei. Sapete quello che vi dico, il popolo non può comandare. Deve solo ubbidire. Adesso è sincero. Hitler è impazzito. Il suo più grande errore è stato di fare la guerra alla Russia. Io gliel'avevo detto. Se Hitler è impazzito, perché lei non l'ha piantato? Perché ha continuato? Ho sempre cercato di fermarlo. Non m'ha ascoltato. Ma sei stato suo scolaro da sempre. Scusi, Hitler, da chi l'ha ricevuto il primo buon esempio? Da lei. Chi ha cominciato a mettere fuori legge e a perseguitare l'opposizione? A distruggere i sindacati, a chiudere i giornali e il Parlamento? Lei. Chi ha mandato gli italiani a combattere in Spagna e in Abissinia? Chi li ha mandati in Grecia e in Russia a congelarsi? Non Hitler. Lei. Eccellenza, le dispiacerebbe scriverci due righe? A che proposito? Una dichiarazione da cui risulti che siamo stati noi di questa brigata ad arrestarla. Che cosa devo scrivere? La 52esima brigata Garibaldi. La 52esima brigata Garibaldi. Mi ha catturato oggi? Mi ha catturato oggi. 27 aprile. 27 aprile. Nella piazza di Dongo. Nella piazza di Dongo. Eccellenza, scriva che trattamento ha ricevuto. Che ho ricevuto durante e dopo la cattura è stato corretto. Il comitato ha decretato l'esecuzione di Mussolini. Ho l'incarico di andare a Dongo e fucilarlo. Gli americani sono ormai vicini a Como e pretendono che venga consegnato a loro, vivo. È nel loro diritto, in base all'articolo 29 dell'armistizio di Malta. Ma, generale, quell'accordo è stato firmato 2 anni fa da Badoglio. Non può vincolarci. Invece sì, la firma di Badoglio impegnava tutti gli italiani. Prego. Certo. Solo che in 2 anni molte cose sono cambiate. Mussolini nel frattempo è stato più volte condannato a morte dal popolo, dalla resistenza, da quei partigiani con i quali lei ha combattuto, qui nel nord. È responsabile delle stragi compiute dai fascisti. Dobbiamo eseguire la sentenza.
Perché siete qui? Generale, abbiamo bisogno di mezzi di trasporto e di una scorta armata. Ci servono anche lasciapassare italiane e americane per poterci muovere nelle zone liberate. E allora? Cosa devo dire al comitato? Tra due ore avrete quello che vi occorre, colonnello. Bene. Questo va bene. No, questa roba qui è meglio non farla vedere. No. Questo va bene. Con l'Inghilterra ancora in armi, questo attacco di Hitler alla Russia significa la fine. La Germania è invincibile. Non dimenticate mai una cosa, che la Russia ha tre grandi generali. Il generale Neve, il generale Fango, il generale di Stanza. Nessuno li ha mai sconfitti. Camerati! Con simili alleati si conquista il mondo. Io voglio essere al fianco di Hitler anche nelle gelide steppe sovietiche. L'alleanza tra gli italiani e i tedeschi segnerà la fine del bolscevismo internazionale. Beva il fascismo! Vinceremo! Duce, 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 duce. È arrivato l'ordine di partire. Cos'è quella roba? Abbiamo pensato di fasciare la testa. Diremo che è un ferito. Dobbiamo fare circa 50 chilometri e ci sono molti posti di blocco. Questo cappotto non lo voglio. E perché? Perché è tedesco. E io li odio, i tedeschi. È freddo stanotte. Venga. Prenda questo. Si tratta solamente di una precauzione. Signora. Cosa? Perché avete voluto seguirmi? Potrebbe essere pericoloso per voi. Lo so, ma preferisco così. Ne siete sicura? Sì. Allora, vi ringrazio. Signora, venga. Venga. Sono contento di aver incontrato lei. Tra noi militari ci si intende. Spero che per Milano non ci manchi ancora molto. No, no, ormai ci siamo quasi. Da Como a Milano ci hanno sparato addosso almeno 4 volte. Ieri hanno sparato addosso anche a me. Qui c'è il caos. Si dà una caccia spietata ai fascisti per stanarli. Si spara da tutte le parti. E sono ancora parecchi franchi tiratori in giro. Bisogna eliminarli. Prego. Attenti! Riposo, riposo.
Questa è la conclusione di una guerra civile, capitano. Giacomo. Scusi, generale, per cui lascia passare. Vado a vedere a che punto sono. Va bene. Ho notizie di Mussolini, generale? Niente di preciso. Le ricordo che in base alle clausole dell'armistizio siete obbligati a consegnarlo a noi, vivo. Ci muoviamo con cautela. Dovunque sia, Mussolini è esposto. Una mossa sbagliata e finisce davanti al plotone d'esecuzione. La gente è stanca dopo 2 anni d'occupazione. Non è facile fermarla con le clausole dell'armistizio. Ma perché voi americani ci tenete tanto a catturarlo? Per una questione di prestigio, credo. E inoltre, pensiamo che possa fornirci importanti informazioni militari e politiche. Ma non sapeva niente. Mussolini era solo un fantoccio nelle mani dei tedeschi. Ah, capitano. Ti lascia passare che le avevo chiesto. Sono i permessi per i comandanti partigiani che devono circolare nelle zone liberate. Fine. Un paio d'ore di sonno basteranno a rimettermi in piedi. Arrivederci, generale. E grazie. Arrivederci, capitano. E grazie a lei. Generale, io parto per Dongo. Come scorto 12 uomini della brigata dell'Oltrepò Pavese. Ecco, e lascia passare. È emozionato? Emozionato? No. Vede, generale, io e i miei uomini abbiamo spesso incontrato i fascisti e i tedeschi faccia a faccia prima d'ora. Ma non vorrei che questa volta il pericolo ce lo dovessimo trovare alle spalle. Io sto parlando dei nostri alleati inglesi ed americani. Lei mi capisce, vero? Stia tranquillo. Ma mi raccomando, niente vendette personali. Generale, quando eravamo al confino o nella resistenza o nelle carceri fasciste, molti di noi hanno sognato di avere tra le mani Mussolini per giustiziarlo. Ma adesso è diverso. Abbiamo vinto. Ormai per noi non si tratta più di un fatto personale. Arrivederci. Generale Archimede Mischi, capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Ho letto il vostro ordine del giorno per la lotta contro il banditismo partigiano. Molto energico e trascinante. Sono sicuro che alle parole seguiranno i fatti. Bisogna liberarsi di questa odiosissima piaga col ferro e col fuoco. Firmato Mussolini. Bisogna liberarsi di questa odiosissima piaga col ferro e col fuoco. Firmato Mussolini. Bisogna liberarsi di questa odiosissima piaga col ferro e col fuoco. Firmato Mussolini. Dove siamo? Stia tranquillo, torno subito. Avete sentito? Queste sono cannonate. Sì, ho sentito. È meglio informarsi com'è la situazione prima di proseguire. Conosco uno che abita qui. Aspettatemi un momento. Abbiamo fatto male a lasciare Germasino. L'ordine era di scendere verso Como. È proprio questo ordine che non mi convince. Credo che gli americani siano arrivati a Como. Solo loro dispongono di bengala così potenti. Che facciamo allora? Proseguiamo evitando Como. Neri, dove pensi che possiamo andare? Io conosco una famiglia di contadini, lo ospiteranno loro. Dove? E qui vicino, in un posto chiamato Giulino di Mezzegra. Va bene, andiamoci. Ah.
Sono due prigionieri. Potete tenerli qui per stanotte. Sì. Sì, sì, avanti. Beh, senti, Pietro, fino a domani mattina non siamo qua. Poi vediamo. Tu cosa pensi che possiamo fidarci di questa gente? Se la stanza di sopra è libera, metteteli lì, che... Sì. Volete bere qualcosa? Grazie. Io vorrei un caffè, se possibile. E voi? Caffè non ne abbiamo. Posso prepararvi il surrogato. Grazie. Va bene lo stesso. Mi vuole solo preparare la stanza. Senti, tu puoi anche venire con noi, c'è più bisogno di te. Sì, va bene. Noi scendiamo giù a Dongo, vediamo come si mettono le cose. Va bene. Sandro, torniamo domani mattina. Sorvegliateli a vista, capito? Per favore, si potrebbe avere un altro cuscino? O senz'altro. Se c'è bisogno del gabinetto, mi chiami che l'accompagno. Più tardi, grazie. Guardi, questa porta deve restare aperta. Abbiamo l'ordine di non perdervi mai di vista. Posso chiedervi un favore? Siate gentili. Fateci chiudere la porta. La signora ha bisogno di riposare. Allora, posso chiudere, eh? Sicuro che questo lasciapassare è autentico? Conosco personalmente Donati. Ho avuto contatti con lui in Svizzera. Questa è certamente la sua firma. Voglio la vostra collaborazione. Devo trasferire Mussolini a Milano. Lo metteremo nelle carceri di Como. Penseremo noi stessi al suo trasferimento. Apprezzo molto l'organizzazione di Como e me ne congratulo. Ma diciamo che sono qui per risparmiarvi questa fatica e provvedere personalmente. È un'indebita interferenza del comitato di Milano. Questo lo dite voi. Ecco, qui ho il permesso degli americani, firmato dal capitano Jack Donati. Ma questo è solo un lasciapassare per circolare nelle zone liberate, non un mandato per prelevare Mussolini. Migliaia di camicie nere sono state obbligate alla resa dal nostro comitato. Milano non ha il diritto di sottrarre alla nostra città il merito storico di aver arrestato Mussolini. Ma non si tratta di Milano o di Como. C'è una missione da compiere. Sono stato inviato dal comando generale del Corpo Volontari della Libertà
In pieno e completo accordo con il Comitato di Liberazione Alta Italia. Io ho degli ordini da eseguire e li eseguirò, a qualunque costo. Senta, le ho già detto che non è possibile. Non signori, è possibile. Qui con me ci sono 12 uomini armati, insieme ai quali ho risolto problemi ben più gravi delle vostre assurde obiezioni. Dunque, o la smettete di creare ostacoli, oppure in quelle carceri che avete preparato per Mussolini, vi giuro che finirete per andarci tutti voi. Non c'è più dubbio. Ormai abbiamo le prove che lo si vuole consegnare agli americani. Ma qui sostengono che Como ha la gloria della cattura e che a Milano lo vogliono assolutamente trasferire loro. Basta, Mussolini deve essere giustiziato. Valerio, parlo a nome del comitato. O fate fuori lui subito o facciamo fuori te. È un ordine. D'accordo. Parto immediatamente per Dongo. Riceverete mie notizie a cose fatte. Avanti. Buongiorno. Buongiorno. Vogliono qualcosa da mangiare? Beh, sì, se possibile, abbiamo un po' fame. Ci sarebbe qualcosa di caldo, non so. Sì, certo. C'abbiamo anche del salame che lo facciamo qui. Volete anche un po' di vino? No, no. Niente vino. Per me è solo acqua. Grazie. Come ti senti questa mattina? Un po' meglio? Un po' meglio, sì. A me sembra che ci trattino bene. È un buon segno, no? Che aspettano gli americani a arrivare? Chi sono quei due in macchina? Due patrioti di cui garantisco personalmente. Buongiorno. Scendete immediatamente. Badate che non scherzo, non voglio spie tra i piedi. Questo è un abuso. Lei dovrà rendercene conto. Io devo render conto solo al mio comando della missione che mi è stata affidata. Lei non sa chi siamo noi. Se lo sapesse si metterebbe sugli attenti. E chi siete? Noi rappresentiamo il governo libero di Roma. Dobbiamo ottenere i collegamenti con gli americani. Magnifico. Quello che ci voleva. Se non sparite immediatamente, vi pianto una pallottola nel cranio. Forza, ragazzi, è tardi. Salite sul camion. Voi due sparite. E divertitevi a Como. Ma colonnello, io le posso garantire che... Va bene, molto in macchina. Sennò perdiamo altre due ore. L'abbiamo fatta grossa, voi. E di che cosa hai paura? Sono amici, no? Vuol dire che a ritorno chiederemo scusa. Eh? Ehi, fermi, chi siete? Vengo dal comando generale di Milano e devo parlare subito col comandante della piazza. Senti, Mussolini non è più qui, l'hanno portato via.
Ma che sta dicendo? Stanotte c'è stato un tentativo di trasferimento, ma non ci sono riusciti. Adesso è nascosto in un cascinale sulle colline. Come si chiama il comandante? Senti, Valerio, la cosa migliore è far finta di non sapere niente. Tanto ho già scoperto dov'è il suo nascondiglio. Ah, eccolo qua. Allora il comandante Pedro ha detto che se ci vuole parlare deve andare da lui disarmato. Cosa? Ma siete tutti impazziti. Colonnello, colonnello, lasci parlare prima noi, mi raccomando. Dai, vieni, dai. Cerchiamo di seguire una prassi regolare. Mi ascolti. Colonnello Valerio, devo parlarti in privato. Pedro, tra qualche istante arriverà il commissario politico della brigata. Guardi, dobbiamo esserci anche noi, eh? Aspetti un momento. Questi due di Como, li conosci? Li avrei già salutati se li conoscessi. Stanno boicottando la nostra missione, comportandosi come doppio giochisti. Ma cosa sta dicendo? Lei sa chi siamo. Tratteneteli. Fermi, ma che fate? Sono Sforni. Sono il segretario del Comitato di Liberazione Nazionale di Como. E questo è il Maggiore De Angelis. Mostratemi i documenti di riconoscimento. Nella fretta di partire non li abbiamo presi. Allora dopo vedremo di accertare la vostra identità. Isolateli. Ma che fate? Ma è un equivoco. Ma siete impazziti tutti. Va bene, andiamo. Dove sono Mussolini e i suoi gerarchi? Mussolini l'abbiamo nascosto in un cascinale. Gli altri sono a Germasino. Guido, Neri, venite su. Che succede? Sono arrivati degli uomini da Milano. Accidenti, li avete fatti passare. Pedro ci ha parlato. E questi qui chi sono? Sono la scorta. Pietro! L'abbiamo conosciuto a Milano, vi potete fidare. Controllate i suoi documenti, sono autentici. Questo è Pietro, commissario politico della nostra brigata. Scusa la nostra diffidenza. I contatti col comando generale sono ancora difficili. Siamo appena usciti dalla clandestinità e non ci conosciamo tra di noi. Ci sono perfino dei fascisti travestiti da partigiani. Comunque, i tuoi documenti sono ineccepibili. Qual è la tua missione? Abbiamo l'ordine di fucilare Mussolini e gli altri. E intendo farlo subito, al massimo entro un'ora. Non sono d'accordo. È mia intenzione consegnarlo al comando generale proprio per evitare esecuzioni sommarie. Ma l'ordine va eseguito prima che finiscano in mano agli americani. Le loro truppe sono ormai a pochi chilometri da qui. Non capisci? Neanch'io voglio che finiscano in mano agli americani. Li trasferiremo insieme a Milano. Io ho un compito ben preciso. E intendo eseguirlo subito, che ti piaccia o no. A mio giudizio questi ordini non sono giusti. Ma cosa vuoi? Vuoi salvargli la pelle? Quell'uomo è un criminale. Sono d'accordo. E dovrà pagare. E duramente. È proprio questo che mi propongo di fare. Farlo pagare. Quello che non mi piace è un'esecuzione senza processo. Mussolini ed i suoi complici sono già stati condannati a morte regolarmente. Esiste un decreto del Comitato di Liberazione sottoscritto da tutti i partiti antifascisti. Allora uniamo le nostre forze per trasferirlo a Milano. Impossibile. Ma non vedete come tutti gli stanno dando la caccia? Gli americani, gli inglesi, strani agenti che vengono dal sud. Li abbiamo visti con i nostri occhi, incontrati. Già vengono fuori le vigliaccherie, i dubbi. Già incominciano i compromessi, lo schifo che volevamo eliminare una volta per tutte. O lo fuciliamo adesso, o non pagherà mai più. Il Comitato di Liberazione prevede che la sentenza per i gerarchi colpevoli di tradimento verso l'Italia sia emessa da un tribunale di guerra. Comandante Pedro, noi siamo un tribunale di guerra. Il comando della 52esima brigata qui riunito come tribunale di guerra, in base alla semplice identificazione dell'imputato, può emettere la sentenza. Juan Battista Gedinazza. E che ci fai qua? Niente, curiosavo. Mi sono fermato qui perché volevo vedere Mussolini e la Petacci. Dicono che è un bel pezzo di... La macchina è tua? No, del mio padrone. Ha una villa qui vicino. Io sono solo l'autista. E ce n'è benzina? Sì. Resta qui. Tu e questa macchina siete requisiti dal comando della nostra brigata. Ma... Scusi! Ho trovato questo. Bene. Prendi la strada per Como. Voilà, ma dov'è che andiamo? Te lo dirà lui. Vogliamo andare un po' più forte.
più veloce, ho detto. Ma vuole andare a finire nel lago? Ma tu fai l'autista, sì o no? E allora? Beh, guida. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Lì al bivio prendi per Giulino di Mezzegra. Perdi qua. Puoi andare. Andare dove? Riprendi la strada che porta al lago. Ferma qui. Va a bloccare la curva. Scenda. Lei no. Vai giù e non far avvicinare nessuno. Tu porta la macchina più indietro. Ti levi di mezzo. Non potete ammazzarlo. Si tolga di mezzo. Non potete ammazzarlo. Si allora. No, me lo potete ammazzare. Si tolga di mezzo. Vada via. No. Vada via. No. Per ordine del Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà, sono incaricato di rendere giustizia al popolo italiano. Pietro, dammi il tuo mitra. Vada via! No, ma lui non sparate! Aspetta! Le ho detto di andare via! Wieder angegriffen.
radio welcome to the delegates of the United Nations.